Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba, l'11 di aprile, una data che non ha nessun senso perché la Pasqua è passata, il 25 aprile deve arrivare, fuori c'è un tempo grigio, un tetto di piombo, di acciaio, sembra il B19 di Ustica nell'hangar, grigissimo, quindi poche grigliate, andiamo avanti, bagniamo. Bagniamo. Piove sul bagnato. Buongiorno, voi come state? Beh, insomma, oggi è una rasatura che spero di fare comunque a luce naturale, perché ad aprile io mi rifiuto di usare la luce artificiale. Ecco, quindi io vado avanti, oggi il proraso, cosa vi devo dire? Il proraso è sempre lui, io volete mandare, ma cambialo. Ho preso della rossa in tubo, però ce l'ho a Torino. Per cambiare un pochino, quindi useremo il pre-barba verde, la crema di rasatura rossa. Quando mi ricorderò di portarla qui, faremo una recensione per barbe dure, emolliente, sempre in base pro raso. Vabbè, oggi però non ci prepareremo la rasatura con una crema fiorentina in tubo, come vi ho detto prima, ma utilizzeremo, mentre l'armadio chiuso ha dischiuso, alcuni documenti secretati, non lo so, e qua passiamo direttamente a termoedicola. Qua cosa abbiamo? Abbiamo il domani di oggi, però attenzione, Stefano Feltri, lettura, che è l'inserto del Corrierone, oggi giornale di via Solferino, espressione della potenza economica della Lombardia, dove anziché il dito medio, come vedete, la lettura vi fa l'indice, come dire occhio a te, non perdere le belle iniziative. Non lo sfoglierò perché il tempo è poco. Qua abbiamo la faccia rattristata, io ve lo dico, questo è il terzo, l'anello mancante, 1, 2, 3, sono tre testate per tre passaggi, quindi leggeremo ogni passaggio una parte dei giornali. Angela è molto stanca, a settembre, ottobre, quando ci saranno le elezioni in Germania, decreterà la fine del suo potere ultraventennale nella CDU, o non so da quanti anni si trova il potere in Germania. Dopodiché, signori, qua cominciano ad esserci delle interessanti notizie per gli albergatori, i ristoratori, gli incontenibili spritz, voi sentite ghiaccio, shakerati, il barcaiolo, li vedete, i bagni pronti. Signori, non vi fate prendere, trarre in inganno dall'emozione. Abbiamo sempre il generale Figliuolo, guardalo qua, eccolo qua, mi manda Figliuolo, e io ogni tanto gli batto la stecca, io sono del decimo 92. Si sente la stecca nello zoom, ecco, generale Figliuolo. Io ho prestato servizio con 8 anni di ritardo, avendo rimandato la naia per motivi di studio, ma ho vissuto in una caserma un anno, non c'ho la penna dell'alpino, e lo so che i torinesi non possono parlare male degli alpini, perché la tradizione è molto grande, ma secondo me tu sei un rospo. Devi tornare a fare il turno rospo, i turni di guardia, perché secondo me questa divisa, io non voglio sostenere troppo quello che Michela Murgia ha detto nei confronti di chi esibisce la divisa, ma il domani parla proprio di questo. Ma andiamo avanti, oggi la rasatura verrà fatta con un rasoio molto easy, easy peasy lemon squeezy. Eccolo qua, Edwin Jagger. Riuscite a vedere le semplici iscrizioni di un rasoio tutto d'un pezzo, come si dice, un po' cigolante, sentite? Non avete notato, ma è un po' cigolante la vite, forse devo mettergli un po' di WD-40, cosa che mi spiacerebbe. Sono delle leghe, mica acciaio sta roba, pensate mica che 15 euro vi dia un rasoio di acciaio, ma sono delle leghe economiche, mentre la schiuma sarà, recupero l'adesivino, neanche a dirlo, sarà questa qui, la raddrizzo, no, lo specchio al contrario è una irlandese, shaving soap al lime, mi metto così, ciotolini, melamina, acqua di vegetazione inserita un'ora fa prima di scendere all'edicola urbana a prendere i giornali, e adesso montiamo. Con cosa montiamo? Adesso sarà un uburceddu, parliamo di Michela Murgia, quindi parliamo di Sardegna, quindi sarà un pelo di maiale Semog, a parte le battute e l'ironia, nella Fabergé a bagno soltanto da un'oretta pure lui, che scogliamo e cominciamo a preparare
Questa è la rasatura della domenica. Togliamoci il bollino Chiquita relativo alla schiuma e andiamo a vedere come questo saponcino morbido, che se è morbido e cedevole, ovviamente, vedete che rimane sulle dita, quindi non c'è bisogno di tenerla tanto l'acqua di vegetazione, basta anche 10 minuti, un quarto d'ora, purché un maiale che è intrusivo, perché è una setola piuttosto rigida rispetto al tasso che io uso abitualmente, vi permetterà di pescare mentre l'armadione chiuso desecreta alcune carte di Moro. L'ANSA ha tirato fuori dei documenti audio disponibili sul link con le relazioni della commissione parlamentare Moro 2, quindi dell'armadione, della naftalina. Se volete tornare ancora indietro a mia Mario Fani al 16 marzo, io l'altro giorno ho comprato il martirio di Aldo Moro, insomma l'ho trovato nella libreria qua del mercatino dell'usato per 2,50 euro, un libro scritto da Gustavo Selva, ex direttore del GR2 dell'epoca, e che è stato stampato nel maggio del 78. Ma Moro è morto il 9 maggio del 78 e il libro è già stampato a Bologna nel maggio del 78, quindi l'hanno preparato, sapevano che sarebbe andata a finire così, non voglio fare... Ed è incredibile leggere oggi cosa si scriveva in presa diretta praticamente, il libro Gustavo Selva in collaborazione con un altro autore che non ricordo, ma se volete ve lo potrò dire, descriveva quello che succedeva in tempo reale, no? Quindi il bello è che descrivere la storia quando la si vive non è come descriverla dopo, è lo stesso discorso che fa Hobsbawm, no? Nel suo Secolo Breve, da 17 a 94, lui ha scritto in presa diretta la storia, e quindi anche Gustavo Selva, quindi profumi di questure romane, no? Vengono fuori i misteri, ma io non vi voglio né rovinare la domenica, perché insomma sono giornate intermedie, le mie settimane di lavoro sono da bestemmia, stiamo lavorando malissimo, tanto lavoro, pochi prodotti da vendere, prezzi alle stelle, qua non sta montando proprio alla grande, io quindi darò una leggera aggiunta di acqua e riprendo il porcello e vado avanti, perché qua ci va il dito nel ciuffo e qua bisogna abusare. Queste cetoline sono molto carine, tra parentesi guardavo, non avevo ancora vista la pagina che gli amici di Gentleman Style hanno pubblicato della Elizabeth Occhi, ceramiche pacciamama, fa delle ciotole da paura, bellissime, anzi grazie all'amico Vincenzo, grazie all'amico il Monco, grazie a tutti gli amici che si fanno parte diligente di seguirmi, ringrazio Fulvio che mi ha girato anche una notizia che poi leggeremo non sui giornali, ma che addio Italy, Farinetti, Oscar Farinetti, fatti il segno della croce, in Emilia Romagna nel Forlivese, al posto del tuo tempio, che non è fico Italy World, deve essere un altro, ma adesso rileggerò Fulvio, magari sarò più preciso, chiuderà, e al posto di Italy ci sarà una Conad, no? Quindi questo è già il tramonto del modello del cibo del lusso che Farinetti aveva inaugurato a Osaka, New York, in tutte le grandi contrade dei paesi del mondo, per vendere il suo tonno, la sua ventresca a 75 euro al chilo, 85 euro, cose che, sì sì, forse magari i prezzi sono quelli, ma io non mi sono mai fatto tanto prendere, devo dire. Bene, quando il montaggio è di un sapone che non è schiumosissimo, ma quando è già nascosto nella mano il pennello vuol dire che siamo pronti, anche perché tempus fugit, quindi direi che facciamo finta di essere su un rapido, su un treno, andiamo a Le Mans, da Le Mans alla costa, a Brest, con il TGV L'Atlantique, e siamo nel bagno di questo TGV, non abbiamo molto tempo, prima che arrivi a Rennes in stazione, il treno argentato dalle ferrovie francesi, voi dovete essere già pronti e quindi bagnare e non esitare. Qua è uno spreco, quindi facciamo così, non bagnerò, farò come l'altra volta, visto che mi sono impestato tutte le mani di crema, provo a non bagnare troppo, quindi non sciacquo il proraso, lo lascio lì dov'è, e mi preparo a radermi. Cominciamo a fare così. Uno dice, sei già pronto? Ma non, ma assolutamente, cos'è, con le mani, secondo voi, abbiamo i pennelli nello scaffale per usare le dita? Però non siamo mica in Tanzania. Qua siamo presso località dell'ex impero romano, dove i romani non si faceva la barba col pennello, adesso però io parto e vado a procedere nell'ammorbidimento con questo movimento rotatorio destrorso, che non è Pino Rauti, è il movimento destrorso,
quello lì è il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, c'è anche la figlia Isabella Rauti, la vedete ogni tanto, questa donna di mezza età tristissima, sembra una di quelle che vedi in fila al mercato a comprare le puntarelle a Tor Pignatana, l'erede di Pino Rauti. Vabbè, dai, attenzione, qua tutta la stampa domani sente parlare di Pino Rauti, impazzisco, io poi sono liberale, quindi... È morto Ernesto Paolozzi, ecco, per chi fosse stato in quegli anni un seguace, un filosofo napoletano molto bravo, molto amico di Valerio Zanone, che voi sapete era l'esponente della sinistra liberale del Partito Liberale Italiano. Quindi ciao Ernesto, io l'avevo incontrato in un congresso, credo proprio a Napoli, della Gioventù Liberale, credo sul Fare del 92, prima che mi mandassero a fare la naia, per l'appunto, il generale Figliuolo, eccolo qua, prima che andasse a prestare servizio al 72° Battaglione Fanteria Puglie ad Albenga, in Liguria. Bene, e poi altri 12 mesi in una caserma del centro di Torino, questo è vero. Molto asciutta, io tenderei a dare una bagnatina ancora al pennello, l'ho intinto come la bagna cauta nella Fabergé, lo faccio vedere, è un po' scivolosa, rischio che mi parta tutto, però vedete che è una crema molto molto compatta, quasi non montata, no. Tutte le creme inglesi, poi nel frattempo si è messa anche a piovere, io volevo andare con la mia vecchia Suzuki del 97 a comprare le pile, per la lampadina per leggere i libri a letto al mattino, perché questa mattina alle 7, che era poi le 6 solari, non si vedeva un'ostia, perché la luce del sole non filtrava dalle nuvole spesse sovrapposte il colore del piombo, color piombo. Vabbè, io sapete cosa vi dico? Mi considero preparato, così mettiamo alla prova il nostro Edwin Jagger con una crema molto regolare, quindi molto poco pannosa, verrò sicuramente giudicato male. Bene, allora cominciamo a fare il primo passaggio e poi fuoco alle polveri, come ha detto il generale Figliuolo. Con cosa ci ralliamo con Edwin Jagger? Ve l'ho già detto, le lame saranno delle Bolzano Super Inox Inossidabile, lame che io adoro, dentro è l'austerità che la fa da padrone, come tutte le cose che sanno di Alto Adige, quindi non c'è scritto niente nella carta, ti gà i puntini de cola, le chiede che l'attacca con la cola lì, sembra Germano Mosconi, chi è che l'attacca con la cola? Dai, dai, vai, chi è che chiude quella porta? Mettiamo il più grande bestemmiatore della televisione, scomparso 3-4 anni fa, beh, come questo è il pettine, quindi quello che diciamo impegniamo di tempo nel preparare la rasatura lo recuperiamo in rapidità e quindi attacchiamo la basetta in zona crepuscolare, probabilmente non vedrete niente, se volete vi do l'agio, no, questa qua è rossiccia, questa dai, sono inutile che mi guardiate, poi la spegnerò, qua si va molto sereni, la Bolzano è una lama molto sicura, l'Edwin Jagger è un rasoio decisamente ok, targa di James Bond, gira il double edge, si sente che non è un rasoio troppo cattivo, quando ci si abitua a radersi con lame anche con rasoi più esposti, usare un Edwin Jagger è come usare i pastelli a cera, no? Quando andavate a scuola, usare i pasteli con le punte grosse per non infilarveli negli occhi quando avevate 3 anni. Ecco, che rimaniamo bambini fondamentalmente. Per non tagliarci, usiamo rasoi elementari. Tuttavia, gran dignità, A me piace moltissimo il primo rasoio che mi ha consigliato l'amico Marco Traverso, che voi, come avete sentito in migliaia, che tanti sono i suoi follower, credo abbia più oltre 3.500 iscritti, insomma, non lo so, ha deciso di tirare remi in barca e non pubblicare più tutte le domeniche un video pur di pubblicarlo, come faccio io, no? Perché dice, se devo recensire devo comprare, non posso comprare, dice Marco Traverso, ogni settimana un setup. E quindi ho insistito e un po' perché primo passaggio richiede un po' più di impegno, quindi recensirò, dice l'amico Traverso, bagno e vado, recensirò soltanto quando avrò qualcosa da dire,
come aveva detto Craxi dall'esilio, io parlo e continuerò a parlare. Quante volte ho già declamato e ricordato lo statista scomparso nel 2000? Era il 2000? Sì, 2001? Forse il 2001? L'anno dell'euro? Vabbè. A parte queste date storiche, io comincio a preparare, come vedete, con non molto successo, perché forse sono un pochino poco paziente nel pescare la nostra Dottor K dalla ciotolina in melammina originale, dove dopo la prima rasatura risulta ancora più regolare lo strato sottilissimo di crema che ci prepara al secondo passaggio. La giornata è umida, non dovrebbe esserci troppo vento secco che mi asciuga la crema da barba, quindi procedendo, vado avanti. Probabilmente l'audio sarà originale della telecamera, perché lo zoom oggi credo che abbia fallito la partenza, quindi faremo un audio diretto, perdonatemi, quindi credo che non stia registrando, ma in ogni caso andiamo avanti. Domani, allora, domani cos'ha? Parte lui, eccolo qua, il generale Figliuolo, andiamo a vedere. C'è una grossa inchiesta dove abbiamo di mezzo Renato Schifani, eccolo qua, dov'è? Non lo trovo, eccolo qua, ex presidente del Senato, guardatelo qua, coinvolto in un giro di informazioni, qua come vedete dall'articolo, l'agente segreto del caso Montante, il colonnello dei servizi segreti Giuseppe D'Agata, imputato a Caltanissetta con un generale dei carabinieri e con il senatore di Forza Italia Renato Schifani, accusate di far parte di una catena di talpe che passavano notizie riservate all'ex simbolo dell'antimafia di Confindustria, Antonello Montante. Ma non vado oltre perché è un articolo molto lungo, sono due pagine. Attilio Bolzone scrive da Roma su questa vicenda: chi è il colonnello Giuseppe Pino D'Agata? È un ufficiale dei carabinieri entrato nei ranghi della ISIN, l'agenzia di sicurezza interna, dopo aver ricoperto l'incarico di capocentro della direzione investigativa antimafia di Palermo. Il colonnello D'Agata nel maggio del 2018 viene arrestato e oggi imputato a Caltanissetta con il generale Esposito e con il senatore Schifani, accusate di far parte di una catena di talpe che attingeva notizie riservate nell'inchiesta contro Montante per veicolarla allo stesso Montante al fine di consentirne di prendere le dovute contromisure, azioni di spionaggio contro una procura. Quindi questo è ancora bello, se il corvo di Palermo, ve lo ricordate, no? Questo già succede ai tempi di Giovanni Falcone, quello che faceva uscire le notizie. La Sicilia non è ancora cambiata, probabilmente il rapporto tra potere, impresa e associazioni e militari, no? E ex politici continua a essere al centro dell'attenzione. Ma andiamo avanti, perché vi ho promesso un giornale a ogni passaggio. A pagina 7, per i fatti, abbiamo questo signore avvolto nella bandiera della FIOM, ragionevolmente in una piazza che potrebbe essere Roma. Augustin Breda ha 55 anni e lavora in linea, ha vinto due cause ritorsive, è stato licenziato e reintegrato, ora vuole laurearsi per combattere meglio. Questo signore, scrive Rachele Gonnelli, una giornalista da Roma, lavora lei in Indesit da tantissimi anni, a Sussegana, in provincia di Treviso. Allora, cosa dice? Un'idea che è tipica e fantastica del conflitto tra capitalisti e classi operaia. Il gattone Tom sta a guardia delle risorse, il frigorifero, e tenta di rincorrere lo scaltro topo fin oltre la parete con il buco che ne separa i mondi e fissa i confini delle azioni consentite. È il caso dell'operaio Augustin Breda, della direzione dell'azienda dove lavora alla catena di montaggio, è la Electrolux, non è la Indesit, che è a Nonno nel torinese, giustamente, scusate. In provincia di Treviso, aveva 23 anni quando è stato assunto e di lì a poco è entrato a far parte del consiglio di fabbrica, ora ne ha 55 ed è ancora un operaio di linea di terzo livello, il più basso dopo quello di ingresso. I consigli di fabbrica non esistono più e ora la rappresentanza sindacale si chiama RSU, rappresentanza sindacale unitaria, NDR, ma il gioco del gatto col topo continua, solo che adesso lo scaltro roditore operaio, mentre monta i pezzi del frigorifero del gatto, si sta per laureare in giurisprudenza, anche per essere meglio attrezzato a resistere a quella che gli stessi giudici definiscono una persecuzione. Il
infatti è stato licenziato e reintegrato. Breda, infatti, qua sono fatti relativi al risalente al 2018, era stato appena reintegrato nel suo posto di lavoro da un giudice di Pordenone dopo essere stato licenziato. L'accusa, state bene a sentire, era di aver abusato dei permessi concessi in base alla legge 104 per accudire un'anziana zia rimasta sola. L'azienda lo aveva fatto pedinare da un'agenzia di investigazione privata per dimostrargli che invece di badare alla zia se ne andava in giro per i fatti suoi. Quindi le hanno fatto seguire, pedinare, dà fastidio a queste persone. Beh, il viso della faccia da Rompini, qua ce l'ha, ragionier Rompini, però voglio dire, posto di lavoro. Quindi ha chiesto il part-time, no? Perché giustamente dovendo studiare e laurearsi, intanto Jerry Augustin, come lo chiama la nostra Gonnelli, ha ora il suo da fare con una nuova sfida al gatto Electrolux. Per finire gli esami e la tesi ha chiesto il part-time, avendo già esaurito le 150 ore di permesso per studio previste dallo statuto dei lavoratori. Ha già mandato 3 richieste, ma da un anno non ha ricevuto alcuna risposta. Quindi storia di lotte sindacali in azienda, tra parentesi, chiudo, ieri ho visto, perché non l'avevo visto, la storia di Adriano Olivetti, la storia di un sogno, disponibile su Rai Play, 2 puntate con Luca Zingaretti, 2 puntate da 103 minuti, non andate a vedere l'illuminazione, la visione del mondo, le comunità create da Adriano Olivetti, è stato infatti fatto fuori dagli americani, né più né meno come Enrico Mattei, e andiamo avanti sempre a far fuori i migliori, quindi ricordatevi cos'era Adriano Olivetti. Cos'è stata la storia di quel capitalismo piemontese? Ma la pagina 13 ci portiamo, ecco, su questo articolo dove vedete un manichino con una divisa, una signora che sistema delle medaglie. Qua scrivere Alessandro Giammei, un italianista, no? Perché qua ci riporta la polemica di Michela Murgia, corpulenta scrittrice sarda che conoscete in molti, che ha parlato male dell'abitudine del generale Figliuolo di andare in giro travestito con la penna, il cappello, le stelline e questo tappeto di mostrine sul lato sinistro della divisa, peraltro legittima, sono decorazioni. Vabbè. Chi ha frainteso le parole di Michela Murgia sulla divisa di Figliuolo non sa che da sempre le armature hanno una volontà autonoma. I veri eroi da Ettore a Spider-Man sono quelli che hanno imparato a spogliarsene. Qua racconta serie televisive, eroi, l'Eneide tira fuori i cavalieri, il cavaliere inesistente, però vado al dunque. Qualche giorno fa Michela Murgia ha parlato in televisione del fatto che le divise militari in tempo di pace non la rassicurano. Sono d'accordo con lei, dice il giornalista, non che il generale in questione, giustamente decorato a insigne, non sia il titolare della propria divisa, o che in quella divisa non si aggiri un uomo competente di valore, per l'amor di Dio. La questione è che, come sa, chiunque da ragazzino abbia letto il cavaliere inesistente, armatura e cavaliere non sono la stessa persona. Chi reagisce male alle parole di Murgia sul fatto che solo una classe dirigente in bancarotta immaginativa può affidare il racconto della pandemia alla retorica bellica non ha evidentemente letto le sue istruzioni per diventare fascisti. Quindi se volete leggere un libro della signora Murgia andate su eBay o andate in libreria, scusate, andate in libreria a comprarlo fisico, ma per l'amor di Dio, sono un difensore delle realtà commerciali. Dominare l'uniforme. Bene, le uniformi come le armature raccontano le loro storie, hanno le loro autonome intenzioni. Uno che alle uniformi ci teneva parecchio era Gabriele D'Annunzio, le custodive in un armadio istoriato con elaborazioni moderne. Quindi, passando da figure mitiche, da Ruggero, Brandimarte, qua si parla di Astianate, tutti i grandi uomini che nella storia hanno portato delle divise, e dalla Roma di Virgilio alla Ferrara di Boiardo Ariosto, l'epica ha immaginato per questo paese una genealogia di militari ansiosi di spogliarsi della propria armatura, rispettandone, addirittura tremendone l'estraneità. Per fortuna Michela Murgia ci riattiva la memoria emotiva dello stupore di Sofronia e Torrismondo quando alla fine del cavaliere inesistente constatano che gli abitanti del loro pacifico villaggio si sono liberati dei razziatori senza bisogno di alcun paladino in armatura. Ecco, quindi andiamo a ribagnare qua, perché comunque è vero che il vento non c'è, è vero che siamo in una situazione di umidità, però necessita di un pescaggio nuovo, ecco.
Quindi, cari amici, la cosa che a me sorprende, perché adesso andiamo poi ad aprire il Corrierone, che era un corrierino, vi ricordate cos'era il giornalone? Saranno almeno 10 anni che era diventato un tabloid inseguito Repubblica nel formato. Il Corrierone era un giornale che ci andavano due bagni, quelli con i due lavandini, sai, quelli che comprano il bagno per lui e per lei, mentre lei si trucca, lui si fa la barba, e parlano dell'amore, della relazione, di quanto è bello. Ecco, c'è un bagno così, il mio c'è, sono solo lavandino, e quindi mi dovrò arrangiare. Allora, rivivifichiamo e cominciamo a prepararci, in effetti molto asciutta, devo dire la verità, questa cosa non va tanto bene. Probabilmente ho poca pazienza nell'attendere una copertura degna di essere chiamata tale, mentre qualche pelo di porcello mi va a insinuare vicino ai padiglioni auricolari. E allora, andiamo a fare il contropelo. Contropelo. Il nostro Edwin Jagger è pronto con la nostra Bolzano inossidabile, come il mondo e come la vita, io, per modo di dire. È una semirasatura quasi a secco. Mea culpa, scusate. Faccio pubblica ammenda. Ho montato poco la crema. Il viso potrebbe essere un po' aggredito di malavoglia con una copertura così scarsa. Per fortuna si tratta del contropelo. Non è molto scorrevole da Bolzano, forse è una questione di equilibri. Prova a spegnere. No, non ti accendere. Buio pesto, sembra di essere le catacombe di San Callisto. Ancora parecchia barba. Bene, secondo passaggio fatto così, Allora, scusatemi, ma oggi secondo me ho sbagliato qualcosa. Prima di andare a passare la terza copertura, salvo dover rischiare di vederla di nuovo asciugata dall'aria, andiamo avanti e andiamo a beccare il Corrierone. Eccolo qua, pronti. Perché Corriere? Corriere parla di cose tipiche di tutti gli... La informazione, AstraZeneca, offensiva europea, quindi vaccini per diverse pagine, tutte cose già sentite, voi sapete che parlo malvolentieri delle prime pagine, e così vado a prendere proprio per non dire che il Corriere è un giornale che dice poco, perché dice molto se avete voglia di stare irregimentati nella sua posizione. E qui abbiamo Emma Bonino, eccola qua, boh. Comunque, martedì arrivano le prime 184.000 fiale del colosso americano, ma la produzione potrebbe essere ridotta nei prossimi giorni. Figliuolo, devo continuare a batterti la stecca? E come mai? Non sei tu che ti occupi di queste cose? Commissario straordinario, con la penna, scusate, con rispetto parlando per gli alpini. Benissimo, tensione Stato a Regioni sulle dosi. Come detto, Emma Bonino qua, 73 anni, durante la somministrazione del vaccino AstraZeneca al lab della stazione Termini, ma comunque... Poca roba, diciamo, laterale, tutta una cronaca già vista. Invece l'intervista a Goffredo Bettini, che è di un'estrema noiosità, lo vedete già curvo, lui si presenta con mascherina, uno dei teorici dem del Conte Ter, questo qui, no? Grande appoggio al PD, ne scrive Maria Teresa Meli, bravissima giornalista del Corriere della Sera. Goffredo Bettini, mi metto così, Goffredo Bettini il 14 aprile presenterà una sua piattaforma politica rivolta al PD e a tutto il campo democratico, una nuova corrente. Abbasso, sono già il microfono, è quello che è, vabbè. Non è una corrente, ci tengo a sottolinearlo. Quello che proponiamo è semplicemente un'area di pensiero plurale, aperta, priva di un leader monocratico, che si pone l'obiettivo di contribuire alla ricerca di una più forte identità del PD e di pesare negli orientamenti del campo democratico. Ma Bettini, ma cosa stai dicendo? Non si capisce niente. Poi sbrodola sui socialismi, sull'Europa,
dove dice che in tutti, non ve lo sto a leggere, se no diventa tardi, oggi i comunisti non esistono più. Qua non è sottolineato in giallo, ma ve lo leggo lo stesso. È letteralmente scomparso, sono letteralmente scomparsi. O irrilevante o drammaticamente diviso il mondo della sinistra. Ma questo lo sappiamo già, Bettini, ma cosa? Un'anomalia al contrario. Infatti in tutti i paesi occidentali il socialismo e la sinistra sono in campo con alti e bassi, e dentro di loro emergono spesso letture innovative dei problemi della modernità. E il politichese, insomma, qua abbiamo bisogno di altro, Bettini. Non, la gente non ti capisce se dici queste cose lì. Va bene per leggere un congresso, un consiglio nazionale dove comprano i delegati, i corrieri. Cosa ha detto Bettini di me, dice Enrico Letta? Molto stimato peraltro dal signor Bettini. Vado avanti. Che cosa pensa di questo cambio di posizione, chiede la Meli, rispetto alla legge elettorale? Ora il PD è per il maggioritario a doppio turno. Ha cambiato completamente idea. E risponde il nostro ovvio: lo schema maggioritario impone un'alleanza già definita in partenza. Si deve procedere con accortezza. È buffo. Quelli che mi hanno tanto criticato su una mia presunta idea di alleanza strutturale con i 5 Stelle non riflettono sul fatto che mentre con il proporzionale ogni partito può mantenere in un'alleanza competitiva la propria identità e il proprio profilo, con il maggioritario il PD sarà obbligato strutturalmente a presentarsi di fronte agli elettori con il movimento di Grillo e, spero rapidamente, di Conte. Perché alla domanda della Meli, è vero che lei continua ad essere molto vicino a Giuseppe Conte, risolutamente il nostro 68enne membro del PD, coordinatore della segreteria Veltroni dal 2007 al 2009, più altre cose, questo è un pezzo di curriculum di Bettin, risponde: c'è stata con Conte una collaborazione nei mesi passati che non ho la minima intenzione di cancellare. Il suo governo ha fatto bene all'Italia, non è caduto, è stato fatto cadere. E in merito alle elezioni di Roma, ovviamente, ha la sua da dire, e a Roma il PD sembra prendere tempo e Carlo Calenda resta in campo. Come vedrebbe, chiede la giornalista, la candidatura di Zingaretti a sindaco? E chissà cosa le ha risposto Bettini. Zingaretti sarebbe, a mio avviso, la candidatura più forte. Ora, questi sono i contenuti del Corriere della Sera, scusate, eccolo qua, no? Allora, vengono a mancare degli avamposti, degli approfondimenti, adesso magari al fondo ci sono delle lettere di qualche politologo un po' malato di mente che vuole approfondire. Io tant'è che tra le cose più irrilevanti mi sono soffermato sulla nauseabonda figura di Fulco Pratesi, il fondatore del WWF, ho costruito una casa a Enrico Cuccia, no? Che già qui ve la dice lunga. E non ha tema di smentita, questo parte il prima del Corriere Fiorentino, che diciamo è l'inserto, vedete, qua c'è l'inserto, qua c'è il giornale. Cosa dice Fulco Pratesi, intervistato a pagina, è pubblicato a pagina 20 per la penna di Roberta Scorranese? Bella casa, Pratesi. E lui risponde: un regalo dell'Opus Dei. Prima abitavamo, in che senso, gli chiede la giornalista, beh, prima abitavamo in un altro appartamento sempre ai Parioli, un posto dove si trovava la tomba del loro fondatore, dell'Opus Dei. Ci hanno corteggiato per 20 anni affinché gliela vendessimo, poi alla fine l'assegno che ci hanno offerto è stato abbastanza cospicuo, così abbiamo preso questa casa, quindi immaginate. Ma perché in Italia, chiede la giornalista, le questioni ambientali hanno sedotto spesso persone con almeno 2 cognomi? Beh, perché siamo radical chic, risponde Pratesi. Ah, vabbè, certo, io sono il perfetto esempio di radical chic, perché dovrei averne vergogna? Come sono i veri radical chic? Lui risponde: persone che hanno i soldi, spesso perché hanno alle spalle famiglie facoltose e che cercano di arginare l'ondata di consumismo e malagrazia, qualche volta per espiare un certo senso di colpa per essere nati ricchi. Prego, la giornalista è rimasta un po' sbacalita. Guardi il mio cagnolino Robin, dice Pratesi, un barboncino molto ecologico, non sporca perché fa pezzetti piccoli, non aggredisce gli altri animali. I cani di grossa taglia sono inquinanti, i terrier o i bassotti sono fatti per la caccia. Poi l'altra domanda è: però prima di fondare il WWF Italia nel 1966, quando sono nato io, lei era un cacciatore appassionato
io non folgo pratesi, ovviamente. Sì, perché io sono del 1934 e fino agli anni 60 non c'era la cultura del rispetto per la natura. L'unico modo per avvicinarsi a quel mondo era quello predatorio. E la giornalista in chiusura, una mia, perché poi la pianto lì di leggere questo articolo delirante, le risponde: l'ultimo animale che ha ucciso per errore un anno fa una zanzara. Ma io abbasso un po' Gianni Cooperlo, perché ripeto, oggi l'audio sarà, c'è una scuola di politica qua, bisogna bagnare parecchio, andare avanti. Va bene, va. Vediamo di capire come rimettere in sesto questo malcapitato saponcino, che oggi forse siamo riusciti un po' a riprendere, perché non è che il terzo passaggio è esiziale, come vi ho più volte detto, ma non è che possiamo dare uno strato, se fosse il sapone Palmolive, sai quelli che si fa la barba con il sapone, non la saponetta, ci sono, però ha questo effetto. Mentre il profumo del lime si sprigiona, vedete, nonostante le dita nel ciuffo di pelusiana memoria. Ciao Carlo, ciao Davide, ciao a tutti, andiamo avanti. Il saponcino, dottor K, voi siete altro che arrivati a Brest, forse già praticamente giunti a destinazione, quindi dovete correre, quindi non perdiamo troppo tempo per preparare una blanda copertura. Di certo siamo sufficientemente protetti per fare il nostro terzo passaggio. Ma prima del terzo passaggio abbiamo un terzo periodico, no? Che non è un quotidiano, ma è il solito panorama di cui vi ho fatto vedere anteprima della copertina con una sconsolata Angela. Bene, quindi ogni promessa è debito. A rischio di farci asciugare, qua abbiamo quattro articoletti. Speriamo di non dilungarci troppo, ma corriamo. Eccolo qua. Non parleremo della cancelliera, ovviamente, ma parliamo di un altro esponente, il capo della Santa Romana Chiesa, il grande Papa Bergoglio, il quale sta facendo, prendendo iniziative, mica da ridere. Eccolo qua. Taglionetto in Vaticano, guardatelo qua, tagli di stipendi. Benissimo, a bomba, con motu proprio, dal 24 marzo, del 24 marzo, Bergoglio ha tolto il 10% dalla busta paga dei cardinali, 500 euro in meno al mese, puoi capire, 100 euro per un cardinale, il 10% vuol dire che ne prendiamo 5.000, se non sono sbagliati i conti. Per i capi di Castello la sforbiciata è dell'8% e ci rimettono 300 euro. Obiettivo: non sacrificare posti di lavoro, cioè taglia le finanze per mantenere l'occupazione. Perfetto stile imprenditoriale il Papa, fantastico. Tutti tremano perché in Vaticano c'è sì la provvidenza ma non la cassa integrazione. L'articolo ci fa vedere alcuni personaggi che sono entrati nella cronaca, come Paolo Nicolini, responsabile della gestione amministrativa dei Musei Vaticani, che è questo signore qui, oppure questo meraviglioso Gianluigi Torzi, questo signore che ha acchiappato per la vendita del Palazzo di Londra una di Sloan Avenue una commissione di 15 milioni di euro. Gianluigi Torzi. I soldi del Vaticano, qua per dare una spiegazione, sono in mano a un triangolo saldissimo: Gesuiti, Opus Dei e Reinhard Marx, che chi è? Non lo sapevo neanch'io, è capo del Consiglio per l'Economia, potentissimo reggitore della Chiesa tedesca che ha fremiti scismatici, è in crisi di vocazione di fedeli ma è ancora robusta per il suo bilancio forzato, i tedeschi pagano una tassa per potersi dire cattolici, che però non dà un soldo a Roma, quindi questo è il risultato. Quindi tagli agli stipendi e andando a bomba, non ci fermiamo, noi trattati in modo disonorevole, leggo al contrario. Eccoli qua, questi sono gli assistenti parlamentari, i portaborse, cosiddetti nella vulgata, in maniera, sono circa 400,
Racconta un certo Francesco: ho lavorato per una deputata che mi urlava contro, si levava le scarpe in ufficio e le lanciava contro di me. Lavoravo anche di domenica fino alle 2 di mattina. Collaboratore parlamentare, dice Francesco, mi ha umiliato, scusate. Dopo un mese part-time mi ha licenziato mentre si sistemava i capelli specchiandosi nella vetrina dell'ufficio, lasciandomi in mezzo alla strada. Di sicuro è una mangia collaboratori, ha cambiato più collaboratori di tutti, ovviamente non si sa chi sia, forse una coguara o una cougar. Me la vedi, te la vedi questa allo specchio che ti dice vai a fare in culo mentre si sistema i capelli, e questo parte con la sua valigia di pelle. Continuiamo con Carlo, che lavora con un parlamentare di centro-sinistra. In ogni dichiarazione, dice, c'è chi si erge difensore dei diritti dei lavoratori. Peccato però che anche in orari improbabili, talvolta di notte, ho ricevuto messaggi con minacce di licenziamento senza alcuna ragione plausibile. Proseguiamo con Roberta, collaboratrice di Laura Boldrini, a cui va la nostra solidarietà, perché si dovrà sottoporre a un intervento, probabilmente per un male non bello. Mi auguri, Presidente Boldrini. Roberta, sua collaboratrice, dice che ha raccontato come nel corso dei mesi abbia dovuto pernottare la parrucchiera alla parlamentare. Ora, non sarà mica questo il problema, cioè, anche se devi fare una telefonata al friseur della signora, al tuo parlamentare, adesso non è che voglio dire ti hanno chiesto di andare a dare il bianco in casa gratis, non solo andare a lavare i piatti. Quindi sono anche delle pretese. Alcuni, sempre di questi collaboratori, hanno proposto al parlamentare il contratto da golf, perché è meno onerosa e di facile risoluzione. Abbiamo dovuto chiarire, dice l'associazione dei collaboratori parlamentari, qua parla, che non è possibile. Il motivo? Beh, è illegale e si espone il parlamentare a un contenzioso. Il collaboratore, pagato con risorse pubbliche, non può essere certo inquadrato per le mansioni di un assistente personale. E qua non ci piove. Nel box, qua ci spiega chi sono i collaboratori parlamentari. Io sono stato collaboratore parlamentare a Torino per due... esponente del PLI nel 92, uno del segretario nazionale del PLI, Renato Altissimo. Vabbè, i collaboratori degli onorevoli sono i veri esecutori dei loro progetti, scrivono le proposte di legge, preparano gli emendamenti, predispongono interrogazioni e interpellanze. I collaboratori parlamentari sono gli esecutori materiali dei progetti degli onorevoli, iniziative che devono essere tradotte in atti da depositare negli uffici parlamentari. E sono circa 400, come abbiamo detto, e per gli appassionati dei trattamenti retributivi attingono dalle spese per l'esercizio del mandato e sono destinati a loro come contratto 3.690 euro per Montecitorio e 4.180 per il Senato a Palazzo Madama. Quindi non farete una bella vita se sceglierete di fare gli assistenti parlamentari e portaborsa. Fate una bella esperienza, magari vi potrete anche del fregio di dire sono un collaboratore parlamentare. In realtà farete una vita grama, perché è cambiata la classe politica, no? Per il quale oggi dovreste lavorare. Andando avanti si parla di crisi economica, anche qua andiamo, saltiamo, no? E qua si parla di vino azzoppato al fondo della bottiglia. E perché oggi parliamo di questo? Perché salta per il secondo anno consecutivo la tradizionale edizione di Vinitaly. Poi Carlo Cambi che scrive, che ha scritto anche l'articolo su Bergoglio e sul Taglio. Quindi Cambi scrive anche di Papa e di vino, e nella foto è Giovanni Mantovani, il direttore di Verona Fiere, accigliato e certamente non tanto contento. E si dice come dato di mercato che per ogni 16 bottiglie vendute al supermercato se ne vende una sul web e lo scontrino medio si è dimezzato. Si salva Opera Wines, 19 e 20 giugno, che è una manifestazione, in collaborazione con la rivista americana Wine Spectator, per raccontare non si capisce bene a chi le 100 migliori cantine italiane. Chi si salva invece, perché è carico di soldi ed è qua bolgherese a pochi chilometri da qui, è il grande Piero Antinori, eccolo qua, guardatelo, su caretin, pieno di fiaschi, ok? Ha deciso di reagire alla crisi investendo, ha comprato la cantina friulana Yerman e rinnova gli impianti a Bolgheri a Montalcino. Vabbè, come va? Non vuole andare male, vai da lei. Così Ernesto Abbona,
presidente di Unione Italiana Vini, si preoccupa per il Vinitaly, ma fa sapere che c'è altro con cui fare i conti. Il mercato interno nel 2020 ha perso un quarto del valore e gli ordini globali del settore Horeca, che sono i supermercati, per chi non lo sapesse, e la distribuzione in generale, internazionale, hanno accusato una contrazione di oltre il 50%. Date terribili. Gli americani ci chiedono il vino, ma vogliono pagarlo la metà. Da che furbi. Marco Caprai, che a Montefalco, la cantina Arnaldo Caprai, lo conoscete, no? È una cantina molto famosa per il Sagrantino, dice che aggiunge, non si può reggere il mercato così se continuano le chiusure, il danno è soprattutto per i vini di fascia alta, vabbè, un'ovvietà di Marco Caprai. Mentre il colpo l'ha messo a segno per l'appunto Piero Antinori, il re del vino di altissima qualità. Per capire la dimensione, Antinori fattura 220 milioni di euro. Ne ha persi 20 in un anno, segno che i vini di lusso soffrono senza Horeca, senza questo settore commerciale. Ma Antinori ha deciso, come altri grandi produttori, di reagire alla crisi, rilanciando quest'anno saranno completate le cantine di Guadaltasso e Matarocchio a Bolgheri e di Pian delle Vigne a Montalcino, anche perché lo shopping degli stranieri è ripreso. Vengono in Italia in cerca di cantine di pregio in svendita. Qua saluto il mio amico Davide, ma non Davide B, ma un altro Davide F, di cui non faccio nome per ragioni di privacy, e vi lascio, però dopo l'after share, il terzo passaggio, alle strage senza verità. 30 anni, 140 morti, il traghetto Moby Pranks intronatosi nella pancia della petroliera Agip Abruzzo al largo del porto di Livorno. Ma andiamo avanti, rimaniamo, perché lo teniamo per dopo quella roba lì, perché qua dobbiamo riprendere un pochino, come abbiamo detto, la stesa della nostra crema per il terzo passaggio obliquo. Bene. Qua nevica come sempre, guardate, dai, avanti. Santo Natale, quando è così vuol dire che siamo in grande ritardo, quando ci siamo dilungati tra le righe dei giornali, vuol dire che è tempo, non è tempo di morire, scusate, facciamo le corna, andiamo avanti. Bene, terzo passaggio, sempre piaciuta la nostra Dr. K. Accetto critiche su questa applicazione, perché so che c'è qualcuno che dirà prossima volta usa la bombola. A proposito di bombola, vi faccio vedere una cosa che ho comprato, che non ho mai usato, perché me ne guardo bene. Questo lo usa mio figlio, si fa la barba. Io un giorno la voglio provare perché è un segno di... Avete mai vista questa? Floyd, sapone da barba, fantastico, idratante per uomini veri, non lo so, è una bomba d'arancione. La Floyd produce intonse, la proveremo un giorno che mi faccio la barba con la bombola, anche la bombola, bombola. Bene, obliquo, Edwin Jagger, all right. Is it alright? Yes, sir. Ricordiamo Filippo di Edimburgo, Canditosi a 99 anni, quasi 100, gli mancavano 2 mesi, porca miseria. 8 giorni di lutto nel Regno Unito. Salutiamolo. Un sovrano militare, anzi, principe consorte, scusate, comandava lei, cioè, comanda tuttora, la Betta. Benissimo, giriamo e cercando di dare a questa rasatura un senso non ce l'ha. Chi era? Vasco? Voglio provare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Credo che fosse una bellissima canzone, colonna sonora di Non ti muovere, bellissimo film con Castellitto e no Jennifer Lopez, no, mi verrà in mente. E Jennifer Lopez, è una cantante Jennifer Lopez. Benissimo. Penelope Cruz, girato a Roma, bellissimo. Guardate, è un film di almeno 15 anni fa. Oh, più o meno. Bene, e abbiamo terminato, no? Cosa ci rimane? La Moby Pranks? Bene, allora cominciamo a dare una sciacquata fresca
fredda, anzi, a chiusura. L'acqua comincia già a non essere più fredda come dovrebbe, quindi se lo bigio a temperature alte, qua direi che possiamo spegnere il faro dell'Annunziata e andare, proprio per dare anche un senso di decoro alla lettura, mentre tamponiamo oggi con un asciugamano senza iscrizioni, un semplicissimo asciugamano da bagno, senza strofinare, ma tamponando. Mentre aspettiamo che la stessa aria che mi asciuga la schiuma mi dia favorevolmente oggi un'asciugata prima di passare l'after, noi andiamo a leggere la sera del 10 aprile del 1991. L'intervista è, scusate, l'articolo dello storico Lorenzo Del Bocca, che scrive sempre pregevolmente sul panorama di ragioni storiche. In realtà di nebbia non ce n'era, insomma, questo bastimento si è piantato, come vi ho detto, a causa della nebbia, hanno detto, non ha visto una petroliera. Vabbè. Come possono scontrarsi due naviglie all'imbocco di un porto? Ci si immagina lo strisciare di fiancate a velocità modesta tenendo conto degli spazi angusti di movimento. Invece il traghetto Moby Prince è stato lanciato alla velocità massima e anziché dirigersi verso l'uscita della baia ha virato di quasi 90 gradi per infilare la propria prua dentro la pancia della Agip Abruzzo. Sul traghetto, qui nel bello, era stato imbarcato un camion carico di esplosivo, probabilmente il Sentex, utilizzato dai corpi speciali dell'esercito. I collegamenti radiofonici fra Moby Prince e Capitaneria di Porto erano diventati impossibili perché le antenne di trasmissione erano state sabotate. Tutto intorno stava bruciando perché la Agip Abruzzo con 80.000 tonnellate di carburante infiammabile era diventata una immensa torcia galleggiante. Tutti questi elementi escludono la possibilità che si sia trattato di un incidente normale e incoraggia l'ipotesi che si abbia a che fare con un attentato terroristico. Qua nessuno l'ha mai detto in 30 anni, ancora oggi non se ne parla, ci sono i dubbi se Mattarella con l'FFP2, ma nessuno dice niente. Federico Zatti, che ritiene, chi è Federico Zatti, adesso ve lo dirò, ritiene che il movente più plausibile sia da cercarsi in un contesto mafioso. La criminalità organizzata era riuscita a infiltrarsi in Toscana. Alcune speculazioni, come la costruzione di un hotel, il Marble, a Carrara, in occasione dei mondiali di calcio del 1990, aveva consentito di acquisire i contributi pubblici per una mezza dozzina di miliardi. Senza che il progetto andasse contro lo scheletro di 5 piani di pilastri affastellati uno sull'altro. È ancora più ardito il tentativo di impadronirsi delle cave di marmo per un giro di affari di 870 miliardi, ovviamente di lire, si parla del 91. L'ingegnere Alberto Dazzi, coinvolto nel progetto di quell'hotel abbandonato a se stesso, quello di cui vi abbiamo detto, che ha preso i soldi per tirare su 5 pilastri, mettendo in moto la propria automobile, innescò anche una carica di tritolo collocata sul pianale e saltò in aria nell'esplosione. Alessio Gozzani, che si era assunto il ruolo di sindacalista delle cooperative di cavatori, che tentavano di resistere all'invadenza degli imprenditori siciliani, venne affrontato mentre beveva un caffè all'autogrill e lasciato a terra con 4 fucilate nell'addome. Morì dopo un mese di agonia. Con questo perimetro ridisegnato, allargando lo spettro di riferimento, l'incidente fra Moby Prince e Agip Abruzzo si configura come un attentato intimidatorio. E qua spiega il nostro bravo Lorenzo Del Bocca. Quando la malavita organizzata vuole avvertire qualcuno, gli mette in mano una tannica di benzina sull'uscio di casa e gli butta dentro un fiammifero acceso. Così i terroristi a Livorno sarebbero scesi dalla Moby Prince per allontanarsi su una paranza che li attendeva. Queste sono le collusioni, voi non lo sapevate, quindi un'ora un ricordo alle famiglie disperate, no? E diamo allora, proprio per dare un senso di solidarietà, nel colore del mare, della rada di Livorno, dell'ardenza,
del mare che ha inghiottito 140 persone con un'acqua verde America Ice Blue Classic. Allora, visto che l'aria ha asciugato in maniera portentosa, facendosi un po' dannare con la rasatura, andiamo a fiocinare una bella manata di acqua verde blu e senza tema schiaffeggiamoci, diamoci quattro sberle senza aver paura di essere smentiti. E con questa acqua velva io credo di poter augurare a voi una grande giornata per quello che sarà ancora una migliore settimana, considerando che domani è lunedì e Andrea di Domenica che Barba vi aspetta alla prossima. Ciao, a presto!